Mentre il Pescara dà segnali di ripresa con le 3 vittorie consecutive, alla vigilia dello scontro diretto di Ancona, resta molto attivo il fronte delle trattative per la cessione societaria, aspetto sul quale lo stesso presidente Daniele Sebastiani ha più volte confermato, anche recentemente, di essere al lavoro per cedere le quote a imprenditori credibili che possano portare avanti il progetto calcistico pescarese. Dagli studi di TV6 a Replay, il manager sportivo Luca Mattioli ha parlato la scorsa settimana di un incontro avuto con il presidente Sebastiani per conto di un gruppo di imprenditori. A guidarlo una persona che già in passato, per anni, è stata nel mondo del calcio italiano, all'interno del quale vorrebbe rientrare dopo una breve parentesi all'estero di qualche tempo fa. Il colloquio esplorativo tra Mattioli e Sebastiani, nel quale il massimo dirigente biancazzurro ha confermato la volontà di cedere il club, non ha avuto ulteriori sviluppi, anche perché il suddetto pool di imprenditori ora sta chiudendo per l'acquisizione di una società toscana di Serie C. Ma restano altre piste aperte per il Pescara e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una di queste punta ad un fondo inglese che fa riferimento all'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, che dal 2017 è proprietario del Leeds United, prima al 50%, poi al 100%, rilevando la metà restante del pacchetto di quote da Massimo Cellino. Con la sua gestione il Leeds è tornato nel 2020 in Premier League. Nativo di Ronel, milanese 47enne, Radrizzani è anche noto per essere proprietario di Eleven Sport, società che gestisce una piattaforma di diffusione in streaming di eventi sportivi, tra cui da anni il campionato di Serie C. Alcuni mesi fa aveva anche presentato una offerta per acquisire la Salernitana, neopromossa in Serie A, ma, stando a quanto da lui stesso dichiarato, nessuno ha risposto a quella proposta. Alcune settimane fa c'è stato a Parma un incontro tra Sebastiani e persone vicine allo stesso Radrizzani per verificare la possibilità di intavolare una trattativa. E le parti si sono prese un periodo di riflessione che fanno leva anche sulla valutazione delle strutture collaterali all'attività sportiva del club biancazzurro, come l'Ecotel, il Poggio degli Ulivi, senza dimenticare che negli ultimi mesi il Pescara ha ottenuto la gestione degli impianti comunali di Silvi, stadio Ughetto di Febo, e Montesilvano, stadio Mastrangelo e antistadio Cianfarani. È un periodo particolare per il calcio italiano, nel quale anche società di terza serie vengono acquisite da proprietà straniere. L'ultimo caso è quello del Cesena, il cui 60% delle quote è finito alla americana JRL Investment, prospettiva estera che allo stato non si può escludere nel futuro del Pescara.